Ancora un saluto dalla nostra redazione, ben trovati al consueto appuntamento con il TG10. In apertura del notiziario ci occupiamo dei riti della Settimana Santa a Gela. Oggi nella Chiesa del Rosario, giornata dedicata al bacio dei piedi di Gesù e dell'Addolorata. Domani è il giorno di raccoglimento, di digiuno e astinenza con la passione e la morte redentrice di Gesù. Da quest'anno, in occasione del Giubileo della Misericordia, c'è una novità che interessa la Via Crucis con la croce portata dai giovani delle parrocchie. Monsignor Grazia Labiso rivolge una preghiera a chi soffre. Sentiamo. La settimana Santa a Gela entra nel vivo. Oggi, giovedì, è il giorno dedicato al bacio dei piedi di Gesù e dell'Addolorata. Fino a questa sera alle 20:30 la porta della Chiesa del Rosario è aperta ai fedeli. Il giovedì santo ricorda l'istituzione dell'Eucaristia e del sacerdozio ed esorta ad amare come Cristo ha amato noi. Domani è il giorno di raccoglimento, di digiuno e di astinenza con la passione e la morte redentrice di Gesù. Da quest'anno, in occasione del Giubileo della Misericordia, c'è una novità che interessa la Via Crucis con la croce portata dai giovani delle parrocchie. Domani avremo nell'anno giubilare della Misericordia un momento importante che vede tutti quanti radunati per una Via Crucis cittadina, meditando sulla passione di Cristo che ci invita alle opere della misericordia, le sette opere della misericordia corporale, le sette opere della misericordia spirituale. Si partirà da Piazza San Giacomo e quindi si percorrerà il Corso Salvatore Altisio e poi Corso Vittorio Emanuele e ci saranno le meditazioni con la croce portata, la croce della misericordia portata dai giovani della parrocchia. Ogni parrocchia avrà un momento di meditazione in una delle sette opere che sono quello che il Papa spinge perché la misericordia non diventi semplicemente una parola vuota, ma si riempia di corposità. La Pasqua quest'anno, così come è accaduto anche l'anno scorso, è triste per numerose famiglie gelesi che soffrono per mancanza di lavoro, soprattutto in merito alla grave crisi che ha interessato il comparto industriale. Ma dobbiamo saperci lasciare sorprendere da Dio, come dice il Papa Francesco. Proprio lasciarsi sorprendere da Dio, perché Lui non si stanca mai di poter indicare nuove strade. Quali saranno? Io non te lo so dire. Non sono uno che ha detto alla situazione di potere diramare o di dirimere certe problematiche. Però lasciamoci sorprendere di Dio. Quindi allora una Pasqua piena di fiducia, una Pasqua che non anestetizzi l'animo, che non impedisca di scoprire le novità che il Signore ci permette. Dunque lei sostanzialmente dice a quelle famiglie che sono sul lastrico di avere molta fede. Quelli che sono sul lastrico e di poter aprirsi a questa fiducia non solamente, ma anche a poter consapevolmente mettersi in comunione con tutti gli altri, qualcuno darà una mano. Rivolgerete una preghiera a loro domani. Noi rivolgiamo la preghiera a tutta la città, ma praticamente a questi nostri fratelli in modo più sostanziale. Ieri il sindaco di Gela, Domenico Messinese, ha pronunciato l'atto di riparazione sul sagrato della Chiesa Madre dinanzi alle effigi del Cristo e dell'Addolorata. Vediamo. Se Dio si è fatto uomo per salvarci, l'uomo può farsi vero uomo per migliorarsi, altrimenti Dio è morto invano. Queste regioni ci inducono a sentire le nostre sofferenze all'intercessione di Maria Addolorata, a consacrare le nostre vite sotto la croce della redenzione e pronunciare l'atto di riparazione per chiedere perdono a Dio Onnipotente. Ora vi invito ad ascoltare questa preghiera che spero che ognuno di noi lo possa fare. Signore nostro Gesù Cristo, Redentore degli uomini, vero volto della misericordia di Dio Padre per l'umanità intera. La città di Gela si stringe in questo momento a te per rivivere insieme il tuo mistero pasquale con il quale hai dato vita nuova a un uomo. Anche nella nostra comunità, che pure è felice di dirsi cristiana,
cristiana non mancano gesti, parole, urla blasfeme contro il Padre tuo, contro la tua divina persona, contro la tua e nostra dolcissima madre. Anche tra noi, quei figli, si agitano violente passioni che sono tra le cose principali di ingiustizia e violenza. Siamo sommersi dall'indifferenza e dalla paura di un'esistenza. Noi oggi te ne chiediamo pubblicamente perdono. In sede di riparazione vogliamo metterci in cammino penitenziale dietro di te, che continui a camminare per le nostre strade e per tutte le vie del mondo facendo della croce un segno di redenzione e di gioia. Signore Gesù, che sei venuto non a condannare ma a perdonare, anche per la tua. Maria, Vergine Addolorata, in questi giorni di passione e morte vogliamo stare con te presso la croce del tuo figlio, in riparazione di tutte le mani narrate con me. Fa che il giudizio della misericordia, che Papa Francesco ci ha voluto donare, sia un tempo di pace del Signore, segno di rinnovamento spirituale, sociale e civile per la nostra città, e gela sia veramente la comunità di figli di Dio. Amen. Corpo dei volontari per il soccorso coordinato da Giuseppe Bruno in collaborazione con il comitato organizzativo Chiesa Madre, rappresentato da Andrea Di Stefano, parteciperà fattivamente alla ricorrenza della Santa Pasqua nei giorni di oggi e domani, al fine di gestire al meglio un servizio di assistenza e supporto alla popolazione durante le rappresentazioni religiose della Crocifissione. Saranno presenti le unità operative della Croce Rossa Italiana e dell'associazione Gomez di Gela. Apriamo la pagina della cronaca giudiziaria. La polizia di Gela ha arrestato due fratelli albanesi per il reato di permanenza illegale nel territorio italiano e per violazione degli obblighi che interessano la sorveglianza speciale. Sentiamo. Hanno violato le misure restrittive della magistratura e sono tornati nuovamente in cella, arrestati dalla polizia di Gela. Si tratta dei fratelli Malvin e Igland Bodinaku, di 24 e 25 anni, di nazionalità albanese, volti conosciuti nel panorama criminale locale per diversi reati. Gli agenti del locale commissariato, durante un servizio di prevenzione e repressione finalizzato al contrasto dei crimini contro il patrimonio, hanno fermato un veicolo sulla statale 117 bis Gela Catania che viaggiava con fare sospetto. Si è immediatamente proceduto all'identificazione dei quattro soggetti che erano a bordo. Tra loro c'erano i due fratelli Bodinaku. In particolar modo, Igland è stato identificato e perquisito a seguito del tempestivo riscontro degli obblighi imposti dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, cui risulta sottoposto e dunque inadempiente. Sono scattate subito le manette. Altrettanto è stato fatto con il fratello Malvin. Quest'ultimo è accusato di essere entrato illegalmente nel territorio italiano. Ed è la seconda volta che accade. Identico copione si era verificato mesi addietro. In violazione della legge, il 24enne ha continuato a risiedere in Italia. Anche per lui, come dicevamo, è scattato l'arresto. I due congiunti si trovavano in auto in compagnia di altri due familiari, anche loro con precedenti penali e denunciati per il reato di favoreggiamento. La pericolosità dei fratelli Bodinaku a seguito della notevole mole di reati contro il patrimonio, la persona ed in materia di stupefacenti ed il rischio concreto che gli stessi potessero scappare ha indotto i poliziotti all'immediata traduzione nel carcere di Contrada Abbalate a disposizione dell'autorità giudiziaria diretta dal procuratore Lucia Lotti. Un percorso didattico di 8 giornate con visite in campo e prova finale è un aspetto del progetto di alternanza scuola-lavoro che Eni Corporate University ha delineato per gli istituti superiori di Gela, prevedendo anche workshop di orientamento e corsi e-learning. L'assessore comunale allo sviluppo economico Simone Siciliano ha informato di questa opportunità ai dirigenti delle scuole secondarie di secondo grado. Vogliamo avviare un percorso programmatico, ha spiegato il vice sindaco di Gela, da condurre assieme agli istituti scolastici, le imprese del territorio e le università italiane ed estere per tracciare le condizioni socio-culturali per una crescita del territorio che sia intelligente, sostenibile e inclusiva come condizione imprescindibile per la creazione di lavoro di alta qualità in linea con le indicazioni europee della strategia Europa 2020 in materia di istruzione e formazione. Le tematiche del percorso riguardano il funzionamento di un'azienda ed esempi operativi, la prima articolata sugli aspetti economici e organizzativi, ma anche su questioni inerenti salute, sicurezza, ambiente.
Tra gli esempi invece figurano le nuove tecnologie green, il Safety Competence Center e le bonifiche. Pasqua di solidarietà e lavoro per le studentesse dell'indirizzo servizio sociosanitario dell'Istituto Maiorana di Gela, diretto da Mirella Di Silvestri. Impegnate nel progetto Alternanza Scuola-Lavoro, le studentesse guidate dalle docenti Giovanna Licata, Maria Rita Gotti, con la collaborazione di Rosaria Piazza, hanno intrattenuto gli ospiti della casa di riposo Antonietta Aldisio con attività ludico-ricreative. Si tratta di laboratori creativi, spiegano le docenti, che offrono esperienze terapeutiche allo scopo di combattere la condizione di solitudine e l'inattività degli anziani, soprattutto nei momenti di festa. Così abituiamo anche gli studenti a vivere eventi sociali all'insegna della solidarietà umana. Nell'ambito di questo progetto le studentesse sono state impegnate insieme con gli anziani ospiti della casa nella realizzazione di manufatti artigianali tipici della Pasqua. Non è soltanto un momento di condivisione, ha detto il dirigente scolastico Di Silvestri, Alternanza e Lavoro è anche un metodo di studio e rappresenta il primo contatto con il mondo del lavoro. Torniamo a parlare di liberi consorzi e città metropolitane. Il capogruppo del Movimento 5 Stelle all'Assemblea regionale siciliana, Giancarlo Cancelleri, attacca il governatore Crocetta. Sentiamo. Noi dobbiamo andare immediatamente all'approvazione di questa legge senza dare la possibilità ad alcuno di poterla modificare ulteriormente, quindi andando ad aggiustare quelli che erano i profili di incostituzionalità. Certo, se avessimo avuto un Presidente della Regione serio e vero, si sarebbe rivolto sicuramente alla Corte Costituzionale per impugnare la decisione del Consiglio dei Ministri, ma siccome purtroppo oggi siamo governati dal nulla, cioè da un Presidente della Regione che non ha assolutamente a cuore i problemi né dei siciliani né delle istituzioni siciliane, purtroppo ci siamo dovuti sobbarcare ancora una volta di continuare a modificare una legge per contravvenire a quelle che erano le indicazioni del Consiglio dei Ministri. E risolviamo il problema dei lavoratori con questa approvazione. Crocetta dice che i problemi dei lavoratori sono stati relativi al fatto che il Parlamento non approvava le modifiche di legge. Questa è una bugia. È una bugia, perché anche con l'approvazione di queste modifiche non risolveremo il problema dei lavoratori, perché lui è stato assente alla conferenza Stato-Regioni nella quale lo Stato ha deciso di fare un prelievo forzoso di parecchi milioni di euro, circa 100 milioni di euro, che erano i fondi delle province, e questo sta determinando un danno economico di trasferimenti mancati alle province stesse, e da lì il problema del pagamento degli stipendi. Quindi anche approvando questa legge noi dovremmo comunque ricorrere ad una trattativa con il Parlamento nazionale, col Governo nazionale, per poterci far ridare queste somme senza le quali non riusciremo a salvare i lavoratori. E questo è un problema che dovrebbe porsi il governo, cioè il governatore della regione, e non il Parlamento, perché non ha questo mandato. Faremo le dovute pressioni e vedremo come andrà a finire. Certo è che questa è una svolta epocale che purtroppo dovrebbe avere alla guida una persona autorevole. Oggi invece non abbiamo alla guida nessuno. Puntata speciale questa settimana per Agorà, che in via del tutto eccezionale e in concomitanza con le festività pasquali non andrà in onda domani come nel palinsesto ordinario della nostra programmazione, ma oggi. Appuntamento dunque con una puntata che tratterà un tema che è stato al centro dell'attenzione di un intero territorio e sul quale si erano appuntate moltissime speranze, cioè il progetto del più grande parco agrofotovoltaico d'Europa, denominato il Ciliegino, è portato avanti dall'Agroverde. A 3 anni dalla sua inaugurazione in pompa magna non c'è nulla di concreto se non le macerie di una vasta area agricola. Vi ricordiamo ancora una volta l'appuntamento con Agorà questa sera alle ore 21, condotto in studio da Franco Gallo. Era questa l'ultima notizia della prima parte del nostro telegiornale. Adesso la linea va alla regia per la pubblicità. Torniamo tra poco per la seconda parte. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Entro il prossimo 16 aprile le famiglie degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Gela possono presentare istanza per l'assegnazione del contributo per la fornitura gratuita o semigratuita di testi, di libri di testo relativo all'anno scolastico 2015-2016. La domanda di partecipazione, unitamente ai suoi allegati, dovrà essere presentata esclusivamente alla istituzione scolastica frequentata dallo studente.
Al beneficio possono accedere i genitori o altri soggetti che rappresentano il minore o lo stesso studente se maggiorenne appartenente a famiglia in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 10.632,94 euro. I moduli di domanda possono essere ritirati alla scuola frequentata dallo studente oppure scaricati dal sito del Comune di Gela all'indirizzo www.comune.gela.cl.it. Lunedì 11 aprile prossimo avrà inizio il corso di responsabile del servizio prevenzione e protezione RSPP per datori di lavoro. Il corso si svolgerà nelle seguenti date: 11, 12, 13 e 14 aprile, dalle 15.30 alle 19.30 presso la sede della Confcommercio Ascom Gela. In via Cicerone al numero 104-110 gli interessati possono effettuare iscrizioni presso la segreteria della Confcommercio dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 per informazioni. C'è anche un numero di telefono 0933 93 97 18. L'emozione della poesia e la poesia delle emozioni in un viaggio attraverso tutto il pianeta con corti di fiction, videopoesie e videoclip a dir poco geniali ed ammalianti hanno caratterizzato l'ottava edizione del Festival Modicano gemellato a Gela. La lettura dei versi dei poeti Carmelo Nicosiano e Rocco Vacca hanno impreziosito la seconda serata rendendo omaggio anche alla Settimana Santa celebrata e vissuta da tutta la comunità con estrema devozione. La giuria popolare ha assegnato i premi Gelo in Versi 2016, che sono stati consegnati personalmente da Elio Castellino al direttore artistico del Festival Versi di Luce 2016, Tiziana Spadaro, a Modica, la quale ha chiesto alla città di Gela una programmazione in rete delle future manifestazioni cinematografiche e culturali. Al primo posto è arrivato un cortometraggio spagnolo dal nome Situ Viera Noios, che è stato un cortometraggio molto apprezzato, ha vinto con un punteggio di 375 voti. Subito dietro, a distanza di 3 voti, è arrivato un cortometraggio italiano, L'Ultimo Viaggio, che devo dire anche se è stato molto apprezzato dal pubblico e rappresentava un cortometraggio che trattava delle tematiche molto più leggere. E anche quest'anno dobbiamo dire che i cortometraggi si sono rivelati veramente di grande qualità, questo dovuto anche alla selezione che avviene da parte della giuria del Festival del Cinema Zia di Monica di Gela. Nella seconda giornata abbiamo assistito alle videopoesie e videoclip. Al primo posto è arrivato la videopoesia Ferro Ormola, che è anch'essa vincitrice di tanti premi in tutta Europa, e al secondo posto il videoclip Sorrow into Stone. Un grande successo di pubblico e anche di critica, un evento di qualità che senza dubbio eleva la nostra città anche a livello, insomma, del comprensorio per un evento di grande spessore culturale. E la due giorni è andata bene a livello di successo di pubblico, anche considerando che la seconda giornata era un lunedì lavorativo, la chiesetta San Biagio era piena. E devo essere sincero, sono rimasto molto soddisfatto dell'organizzazione delle associazioni che hanno scelto i cortometraggi, le videopoesie, sono state di grande qualità e finalmente abbiamo visto a Gela qualcosa di diverso. Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 20 dell'11 marzo scorso, quarta serie speciale, è stato pubblicato il bando di concorso per titoli ed esami per l'ammissione di 605 allievi marescialli all'88esimo corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza per l'anno accademico 2016-2017. La presentazione delle domande dovrà avvenire entro l'11 aprile prossimo. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito www.gdf.gov.it area concorsi online. Seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, quarta serie speciale. È aperta da 2 giorni la bretella che collega la città all'autostrada A19. Nel silenzio totale è stata riaperta un'arteria che a causa della prolungata chiusura ha congestionato notevolmente l'economia cittadina. Aperta sì, ma sempre con notevole ritardo rispetto alle promesse, troppe, tante, fatte dalla ditta che si sta occupando dei lavori della 640, e in un silenzio indifferente delle istituzioni, fatto salvo qualche guizzo di un gruppo di consiglieri comunali. Numerosi gli annunci di richiesta di risarcimento
inquinamento o danni alla città. Ma solo annunci, l'amministrazione mute di immobile e gli altri a seguire con alterne fortune. Il Consiglio Comunale, che rappresenta il popolo elettore, dopo un primo momento in cui pare forse una delle poche volte in cui stavano uscendo tutti compatti nella decisione di intraprendere un'azione legale comune, qualche battitore libero, il Pierino di turno, ha voluto fare una fuga in avanti per attribuirsi una paternità e dunque l'alleanza si è rotta ed i consiglieri che avevano firmato un documento per la richiesta di risarcimento da mettere all'ordine del giorno in consiglio comunale hanno ritirato le firme. E siccome la cronaca vuole, pretende nomi e cognomi, la causa della rottura è stato l'UDC, uno dei partiti dell'alleanza. Ma oltre alla politica, che altro la gente, i cittadini hanno fatto? Tanto parlare sui social, ma nulla di più. Adesso il risarcimento dei disagi subiti dovrebbe arrivare al di là delle primigeniture. Ritornando alla bretella in senso stretto, ovvero alla percorribilità, al momento ad una sola corsia per entrambi i sensi di marcia e tuttavia abbastanza grande per rendere il traffico scorrevole. Siamo allo spettacolo, è previsto per oggi alle 21 al Teatro Eschilo di Gela del Robert Secere Show, cioè si tratta di uno spettacolo di improvvisazione teatrale. Il costo del biglietto unico è di 10 euro, ridotto 8 euro. Per informazioni bisognerà rivolgersi al botteghino dalle 17 alle 20. Ci sono anche dei numeri di telefono 0933 91 18 92 oppure 345 5880 580. Da oggi al Cineteatro Antidoto di Macchitella, Gela, sarà proiettato il film La macchinazione, chi ha ucciso Pasolini. Sono tre gli orari di rotazione della pellicola, ve li ricordiamo, 17.30, 19.30 e 21.30. Con l'informazione cinematografica è tutto anche per questa edizione del Giovedì Santo. Grazie, arrivederci. Thank you.